secondo diverse leggende narrate in almeno 3 continenti, l'unico uomo che riuscì ad ascoltare il respiro del cielo fu un eremita vissuto nella seconda metà del 300. La vita di una pelagia urania si divide in 2 fasi. Nella prima vive come una normale medusa, composta per il 98% d'acqua. Sopra la sabbia avviene la metamorfosi. I raggi del sole fanno evaporare il corpo, che salendo perde i tentacoli e si dilata. Alla fine, per il 98%, la medusa è formata d'aria. Il tempo fermo è un punto. E può dilatarsi. Nel suo interno, di colore blu oltremare, entrano le ombre e tutti gli esseri leggeri. Quando si posa lungo sopra una superficie, si distende e poi si arrotola in se stesso. Sulla pelle pietrificata del tempo, fermo, crescono i licheni. Entrano le ombre e tutti gli esseri leggeri. Toto, svegliati. È tardi già. Prima del reperimento del testo di Zenodoto di Cirene, si pensava che l'uomo fosse l'unico essere capace di scrivere. Tutti però! In realtà il mare lo fa da sempre. Sulla sabbia lascia punti e segni curvilinei che, se decifrati, compongono poemi infiniti. Lift off of mission 41B, the first flight of the orbiter Discovery, and the shuttle has cleared the tower. La fessura lunare non è un asteroide mutante, né un satellite sosia, come è stato lungo supposto. Bensì uno spiraglio che si apre nel cielo. Ma ti muovi! Attraverso la fessura, nelle notti di silenzio si può scorgere con chiarezza ciò che si nasconde dietro il velo del cosmo e del tempo. L'eremita è morto dopo aver cancellato ogni scritto, ogni segno del proprio nome e di sé. Ha 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 ha.